Buongiorno a tutti quanti e bentornati sul canale di Sweet Moon. Però andiamo più avanti. Andiamo più avanti perché ha visto i gabbiani e non gli piacciono i gabbiani per questo motivo qua. E niente, noi stiamo andando a fare la spesa al mercato e quindi ci vediamo dopo. Vi facciamo vedere qualche pezzo del mercato, se si vede qua. A dopo, ciao ciao! Di ritorno dal mercato e dal Lidl. Sì, ci siamo fatti una bella cammina. Sì, abbastanza. Siamo partiti alle 9 e siamo arrivati adesso che sono le 11 e mezza. Sì. Allora, vi partiamo a far vedere la carne, così poi la mettiamo in frigo. Sì. Prego. Allora, come carne abbiamo preso... Allora, non si vede. Abbiamo preso della carne trita, non so se si... vede, e abbiamo preso da sugo un chilo, però è diviso in due. Diviso in due sacchetti. Perché? Perché non domenica, no, domenica viene una persona speciale qui a mangiare, quindi abbiamo pensato di fare le tagliatelle con il sugo. Però non vi diciamo chi è, fino a martedì non vedrete chi è. Ecco, quindi se ci tenete sempre. Allora, della carne trita, come dicevamo, due sacchetti da... Mezzo chilo. Poi abbiamo preso dei fusi di pollo. Abbiamo preso di chilo. 8, sono non so, perché più o meno 8 coscette di pollo. 8. E poi... Ah sì, così. Ci possiamo anche succedere poi. Vabbè, sì. E poi dei simpatici stellini. Vediamo se si vedono, sì, si vedono. Simpatici stellini. Fantastici. E noi li prendiamo a Porta Palazzo, la carne ovviamente. Da, ma forse l'avevo, sì, l'ho detto nell'altro video, da la macelleria, adesso non mi ricordo il nome, ma mi ricordo che si chiama Katia, perché si chiama Katia. E lì ci troviamo benissimo la roba. I prezzi, poco. Sì, sono più che onesti. Sì, e l'abbiamo scoperta in realtà quando abbiamo fatto, anni fa, quando siamo andati con Valentina a fare la spesa perché dovevamo fare Pasquetta. Giusto, giusto. E avevamo visto che costavano poco le alette. Sì, cioè le alette rispetto agli altri costavano molto. 2,50 euro un chilo e sono buonissime. Ci sono sia pollo normale che giallo. Sì, quello al mais. Sì, al mais. Al mais. E soprattutto sono tracciabili, cioè hanno la tracciabilità. Non è roba messa lì, quindi c'è la provenienza, la tracciabilità. Esatto, me la metto là in frigo. Allora, io continuo, ok, allora andiamo avanti. Mi sta cadendo la borsa. Iniziamo da quella per terra che è meglio. Allora, abbiamo preso al mercato, però sopra, non dai contadini, un chilo di fragole. Perché sempre per domenica per fare una cosa carina carina. Le fragoline, non un chilo, so sì? Sì, non so se si vedranno perché comunque non ce l'ha domenica. No, non credo. Provate, sì, forse sì. No, non lo so. Comunque vi faccio vedere un paio di fragole. Volete far vedere? Vai. Poi. Un venditore di fragole. Sì, esatto. Poi abbiamo preso. Scusate. No, sono le vendite.
Come si chiama la barba del prete? L'agretto, sì, la barba del prete in piemontese. E ci hanno detto di farla sbollentare. E poi o la mangi in insalata o passarla in padella. Passarla in padella con un uovo sopra. Un uovo sodo, un uovo sopra, sì. Esatto. E questa è, sembra un'erbetta, però hanno detto che è molto fai, buona. Fai entrare il gatto se non si sente nella cosa, sì, di rumore. Sto gatto che pisce in giro. Gatto e gatto. Gatto. Tutti e due. Vieni sì, qua. Che bello. Però ci sono sempre. Lui è bravo. Poi c'è... allora, due cipolle rosse. Sì. Che le usiamo generalmente per soffritti. No, così. Queste sono da insalata. No, ho preso la tropea per ma l'insalata. Ma queste sono insalata. Per vabbè, soffritti. Allora, per l'insalata. Ah, per sì, i soffritti sono queste qua bionde. Sì. E ne abbiamo prese due. Poi c'è quella di tropea che è la più buona in insalata. Fine fine, filo d'olio. Cosa stai facendo te? Fa cose, vabbè, fa cose. E questa anche buonissima. Sì. Dopodiché abbiamo preso le patate. Ne abbiamo presi 2 kg. Quelle di Moncrivelle. Sì. Io non ci ho fatto mai. Sì, c'è scritto patate di Moncrivelle. E abbiamo pagato qua. Queste erano 80 centesimi al chilo. Sì, però queste sì, non me le ricordo. Questo è 1,20 euro, me lo ricordo io. 1,20 euro al 1,20 euro e questo 80 centesimi al mazzetto. È 1 euro le fragole. È 1 euro le fragole, sì. Poi, non sono le più buone, quelle dell'altra volta secondo me erano più buone. Abbiamo preso i salsette. Anche chiamata valeriana. Senti, io sono piemontese, ti piemontese. Sì, tu sei... Capito, tu no? Sei... Io sono piemontese, che poi non sono capace di parlare di un'altra storia, ok? Oh, ok. Però piemontese sono piemontese. Questi sono 2 peperoni. Lo sappiamo, non sono di stagione. Non sono di stagione, ma dobbiamo fare... Ne abbiamo bisogno. ...delle cose, sempre per domenica. E quindi, non sono di stagione, ma... Poi, in questa borsetta di stoffa, ci sono 2 broccoletti. Sì, che lei adora. Io li adoro i broccoli. Quindi... Che devo fare? Abbiamo anche preso, in un'altra spesa, del minestrone, sempre giù a Portapina, che aveva tutto tranne le patate, quindi dovremmo poi aggiungere le patate. Non l'abbiamo fatto vedere, però. No, non l'abbiamo fatto vedere, però. Poi, un mazzo di carote. Che aveva un cespuglio tanto di sopra. Però ce l'ha tagliato. Sì. Vuole tagliare? Sì. Poi una scoperta sempre dell'altra volta che siamo andati, ma non abbiamo fatto il video, sono i cavoletti di Bruxelles. Fantastici. Che noi non li abbiamo mai mangiati in realtà, no. Cioè no, li avremmo anche già mangiati, no, ma io cucinati non, noi io li ho mai mangiati per la prima volta, no, io sì, la mia madre me li aveva fatti e li abbiamo presi di nuovo, però stavolta ne abbiamo presi 3 etti, sì, perché un etto era troppo, sì, e sono buonissimi. Sì, si fanno praticamente come che si fanno già. Praticamente li devi tagliare a metà. A metà, sì. Poi li metti nella padella con il brodo e lasci cuocere. E si diventano, quando sono morbidi, sono la fine del mondo. E questi li abbiamo pagati? Erano 2 euro. Cioè, guarda un po' dentro. 2 euro 3 etti. 2 euro 3 etti? Sì. E i broccolini? I broccolini erano 2 euro un chilo, quindi non so più o meno quanto. Ok, e le carote? Le carote non mi ricordo, forse non erano al mazzo. Poi la cosa più cara che si è preso, adesso li mangerò anch'io perché... No. Sì? No. Sono sti pomodorini che ogni volta mi fanno... Sono quelli sardi. Sono quelli sardi. Che sono fantastici. Che già l'altro giorno nel mini video sì, vi ho fatto vedere... Esatto. E li trovo solo, questi buoni, li trovo solo a Porta Palazzo, sopra in un banco, dalla parte dei vestiti, cioè vicino alla parte dei vestiti. 3,50 euro al chilo. Solo quelli. No, mangi tutto il resto. No, nel senso che io praticamente vivo di pomodori. Quindi, per quanto riguarda la spesa del mercato, è tutto qui. È tutto qua. Sì. È tutto qua.
Sì, poi calcolo che è quasi fine mese, quindi pian pianino andiamo a prendere la roba. Perché poi sta in frigo, non la freddo male, quindi è un peccato. L'abbiamo spreco, quindi... È un peccato. Ci spiace. Scusate, è casino. E ce n'è una al bergamotto, non so se si vede, penso aspetta. Che sì. Dun 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 dun. Bergamotto. Poi una al limone. Facciamo così. Perché queste qua ci servono, perché essendo agrumi dovrebbe dare fastidio al gatto, così smette di fare danni. Così? Cosa stai facendo? È orribile, aspetta. E l'altra al pino. E l'altro alpino, perché io lo adoro. Cioè, è uno di quei profumi che mi ricorda la mia infanzia. Solo che prima di tutto dobbiamo cercare di togliere il vizio al gatto, perché sennò io lo mangio. Sì, esatto. Vieni qua, grazie. Queste le appoggio un attimo sul nostro caminetto, che è finto. Se non avete visto i video, ve lo lasciamo qua sopra. Sì. Ah, tra l'altro, quanto abbiamo speso al mercato? Abbiamo detto i prezzi prima, comunque sì, ma in complesso. In complesso sono 38 euro tra carne, e frutta e verdura. E questi qua in realtà li abbiamo pagati 1 euro l'uno, sì. Che non abbiamo detto. E andremo avanti quanto con sta spesa? Fino a fine mese spero. Fino a fine mese. Poi io farò lo scontrino del Lidl stavolta, così so i prezzi. Sì. Allora, sacchi neri per la plastica, perché hanno tutti i bidoni. Ieri mattina, no, a meno male, cioè, sì, no, viva però il ciclo. Il problema è che io non ho fatto caso, sono andata sotto col cane, ho raccolto la cacca, sono arrivata dove di solito c'è il bidone e sono rimasta così. E tra l'altro dovremmo passare anche i sacchetti del cane biodegradabili. Adesso prendiamo. Perché per adesso li rendi plastica male. E dobbiamo passarli perché così si può buttare nell'umido. Ok, allora quelli sono costati, un attimino che guardo, i 130 sacchi. Sono? Sì, questi sono i 130 litri. 1,65 euro. E ce n'è dentro 10 e sono extra strong, quindi rinforzati. Poi abbiamo preso due di passate, sì, che se non sbaglio... Adesso poi quando c'è l'altra la tiriamo fuori. Sono costate 49 centesimi. Fatemi vedere se non sì, ho detto una... in offerta, giusto? No, poi sono sempre così. Ah, ok. Se non ho detto una cavolata, adesso te lo dico, Una passata, la togliamo. Passata di pomodoro. Per due pezzi? Sì, 49 centesimi, quindi 98 centesimi. Non è il massimo, cioè non è che nella vita uno aspira a questa. Io personalmente preferisco la Mutti, però quando è in offerta la prendiamo... Io personalmente preferirei farmela cioè, da sola. D'estate ne abbiamo fatta, ma quest'anno ci è andata male perché ce la siamo fatta, ce ne sono venuti due barattoli, con tipo 4 kg di pomodori, non abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato. Poi sempre per qualcuno che è troppo goloso. Goloso? Sì. Bastoncini di Surimi. Sì. Fanno malissimo. Sì. Però sono buonissimi. Fanno schifezze dentro, vabbè. E erano in offerta a... 1,89 euro anziché 2 euro e qualcosa. Esatto, quindi sì, se anche a voi piace il Surimi, vi consigliamo di andarli a prendere perché sono in offerta. Adesso non so in quale Lidl andate voi, noi andiamo in quello di Via Bologna. Via Bologna. E lì sono in offerta. Comunque sono da volantino anche. Poi due bottiglie di acqua. Sì. Mettiamo qua. La? Che è la Saguaro. Vabbè, lasciamo perdere. Ma sorvoliamo sul nome di questa. Ed acqua è costata. Gasata. 14 centesimi. Noi non beviamo tanta acqua gasata. No, però quando c'è qualcuno, giustamente, noi beviamo soprattutto acqua del rubinetto messa in frigo, quindi fresca.
Poi Sempre dopo per della serie. della serie gatto non fare la pipì in casa, Ecco, questo gatto. te sto parlando di te, Questo esatto, guarda, abbiamo preso eh. Gatto trota. Guardate. Un gatto da 5 kg ho pescato. Sì, basta. lui è coccolone, si può fare tanti baci. Si può fare Comunque qualsiasi cosa sto lo gatto. spray al limone così gli dà fastidio, Sì, spero. e poi per profumare gli ambienti. Ed è costato 79 centesimi. Sì. Di quello non mi ricordavo la cosa. Guarda che si fa in giro. Invece abbiamo preso Sempre per anche domenica. le alici sempre per domenica. Quindi se stai guardando questo video Questo scoprirai no, un questo video attimino, spesa. questo video spesa, capirai un attimino più o meno cosa Vediamo se dobbiamo fare. indovini. Anzi, chi indovina le ricette, ok? Lo scriva, provate a scrivere quali potrebbero essere le ricette sotto nei commenti. Vediamo chi ci prende, ok? E noi nel video dopo diremo chi ci ha preso. No, lo Cioè, vedranno direttamente nel sì, video però vlog. scriveremo poi chi ci ha preso. Cioè, chi Allora, le legge acciughe, sto guardando quanto sono costate il video. Le acciughine. Tra l'altro in olio, filetti in olio di acciughe. No, troppo. No, filetti di acciughe in olio d'oliva, chiedo scusa. Hai detto il contrario, ma Sì, sì. vabbè. 1,29 euro. Sì, era un'offerta. No, la cosa che mi fa ridere in realtà è che la carta igienica la danno al 22%, cioè mi fa ridere come Sì, cosa. è un bene, diciamo, primario, eppure Cioè. continuano a... Cosa fai tu? Ok, che potrei anche lavarmi ogni volta che vado in bagno, però 22%. Vabbè, così. Adesso parliamo della... Cioè. Adesso Orribile, orribile. sta facendo il danno. La carta igienica di cui vi stavo parlando prima, 1,89 euro. Dietro c'è la storia, ma l'abbiamo già detto. Nella teoria che più è sodo e più Ma l'abbiamo dura. già detto negli altri. Detta così Quindi, non mi è uscita quindi. benissimo. Vabbè. Poi, una birra che ci servirà Sì, sempre sempre per fare. per una delle preparazioni. Facciamo così. Vi diciamo che cos'è, cioè il secondo, perché se no non capirete mai. Per il E secondo, per il sì. secondo, aceto di vino bianco non da usare per cibo, ma per cercare sempre la Le stessa cosa, soluzioni. la soluzione contro La la smetti tu. pipì del Vai gatto. via, mamma mia. Se avete idee, per favore, scrivetemi. Non so più cosa fare. Mettiamolo qua. Perfetto. Adesso lo prendiamo immediatamente. Poi c'era il In granarolo, offerta che ed è anche da volantino. secondo me è il più buono, il granarolo del Ma a latte. Io non bevo tanto me latte. piace tipo il tappo rosso. Io lo, no, è che a me non piace tanto il latte e soffro quando bevo il latte, cioè proprio mi Infatti tu non lo sveglio. bevi intero. Quindi a me sinceramente piace di più il granarolo perché è molto più leggero. E Quello sì, è più questo leggero. è costato 95 centesimi. Scusate, ma l'allergia. Scusatemi che continuo a fare la tempera. Poi Poi. sorvoliamo su questo. Ok? Cioè io sono pesantemente Guarda tu quanto contrario io mi sono del naso, perché sì. io mi piace, non sono uno che beve tanto vino, ma quando lo bevo mi piace buono. Per me queste cose sono inconcepibili. No, Va vabbè, ma bene che per è per cucinare, cucinare, non è da bere. puntualizziamo. 99 centesimi. 99 centesimi. Burro, anche perché mi serve sempre per una ricetta. E Ah. come la faccio se no? Gli antipasti? E Ah, burro? sì, scusate, mi ero perso. Burro da Il 250 burro. grammi è costato 1,69 1,69 euro. Zucchero, lo euro. L'avevamo zucchero. finito. Avevo finito, stamattina ho bevuto il caffè amaro, non mi piace. Almeno un cucchiaino ci deve essere di zucchero, non ce la posso fare. Ed è costato 65 Lo centesimi. compriamo sempre a quel prezzo lì. Ketchup, 99 centesimi. Questo è buono, è leggermente acido. Ecco, per chi è abituato alla Calvé,
Ma a me sinceramente piace di più questo. Tipo a me piace più la calvè perché ha più gusto di pomodoro, più pomodoroso. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. C'hai un pelo. Sì. Per chi è abituato alla calvè potrebbe trovare questa un po' acida, però non è male. E sono un po' più acida del normale. La seconda passata di cui parlavamo Sì, prima. me la mettiamo insieme alla prima, mia sorella. Abbiamo finito, eh? Ah, Limoni, i 1,35 euro. limoni. Sì, e questi sono limoni di Siracusa, dicono, dichiarano. Quindi sono IGP, sono IGP. E poi, siccome ieri, no, In offerta. nell'altro video abbiamo fatto vedere le crocche Bindus, qua Le c'è anche crocche Crocco Bindus, non se le ha Mousse. finite. Che le ha finite, Topino? Guarda chi c'è. La La pappa. C'è la pappa? Sì, il pappozzo, il pappone. E queste sono con manzo più verdure. Crocchette. Quindi, a lui piacciono. Ce n'è di due versioni, questa rossa e quella blu. Però quella blu mi sembra che sia con l'agnello, però a lui non piace, proprio le mangia malvolentieri. Invece queste gli piacciono parecchio. E queste sono venute 3,99. Le metto qui. Ingombrano. La spesa è finita, Sì. Per quindi noi questa è già una spesa abbastanza sostanziosa. sì. Non è tra le più sostanziose, però diciamo che per noi è una spesa tipo, una starter pack. Esatto. Scusate se ogni tanto sembro un po' moscia. Sei una persona ridotta. Comunque, sono fatta così, ho il tono basso, può sembrare che sia moscia, ma io non lo sono. O sono moscia? No. Non sono moscia, sono sorridente, solo che quando C'è parlo c'ho il tono basso. comunque sempre un po' di timidezza e un po' Esatto. di impacciataggine, anche se è Ma sbagliato, sì. guardate, vi ricordo una cosa, se non avete visto i video precedenti, andate a cercarne uno che si chiama Chiuso le porte di La Bomba e vedete come sono pazza. Quella con Sì, è Valentino. realmente, cioè non è come la vedete qua, è realmente, cioè lei è sempre così. Non è che è così nei video, cioè lei è così. Come la Cioè, i vedete? momenti in cui sono sorridenti, i E i momenti in momenti in cui è cui. più. Ma è anche giusto perché se io Cioè, fossi sempre di così non è come sorridente, che come. sono sempre Ma non sorridente. è. Allora, tu No, è io sono diverso. esagerato perché io sono sempre No, lui sorridente. è diverso. O Lui passo dall'incazzatura. non gli piace farsi vedere se è incazzato, eccetera. Io preferisco farmi vedere se sono spiazzata, se sono un po' giù di morale, perché Assassino! se accendo e mi No! faccio vedere che sono felice e contenta e poi non lo sono in realtà, è come se mi prendessi per il culo. Quindi se sono mogia perché ho le balle in giostra, Puzza! magari non mi vedete proprio giù giù, però. Puzza! Mamma mia, quando puzza! Però normale. Quindi noi vi salutiamo, Sì? vi mandiamo un bacio, mi Sì? raccomando, commentate. Soprattutto quella cosa che vi abbiamo detto, provate a indovinare le ricette, commentate, commentate il più possibile, perché a noi ci piace vedere i commenti, i vostri commenti, sapere che comunque i nostri video vi piacciono, spolliciate, quindi mettete mi piace, e chi non ci segue, vada, Segui. schiacciate segui, non è difficile. Non so se... Ma non stare a dire di qua di là, perché tanto non si sa dove è il forno. Quindi ci vediamo nel vlog Sì. di domani che andiamo giù da sua mamma. Quindi vedrete un posto che non abbiamo mai fatto vedere. Sì, non vedrete le persone, No, assolutamente. perché c'è un bambino C'è un piccolo bambino piccolo e comunque non e sono non sono persone persone che. che amano farsi riprendere. Poi se qualcuno si vuole far riprendere Lo vedrete, se no, tipo Daniel. al massimo vedrete i piedi. Intuite la loro chi sono dai piedi. Quindi vi Ma smetti salutiamo. di fare le passeggiate. Vi salutiamo. E con la puzza, Ciao ciao. con il puzzetto. Vi mandiamo un bacio. E A presto. a presto.
Ciao! Saluta Bimus. Madonna, se puzzi.